Tu pensavi di essere al sicuro della testa a piramide, ma nemmeno in Elden Ring puoi sfuggire a Pyramid Head, ed oggi, con la build di Tommaso, ti spiego come diventare questo iconico personaggio. Se vuoi condividere la tua build con noi, basta davvero poco. Mandaci la tua creazione alle nostre clip @gmail.com ed il gioco è fatto. Il buon Tommaso non mi ha dato un social sul quale fargli sentire un po' di calore in stile Top Games. Dunque andiamo avanti leggendo la sua build. Testuali parole. Premetto dicendo che non mi sono inventato nulla. Ho preso spunto da varie build e ne ho creata una secondo il mio stile. La seconda premessa che vi faccio è che la mia è una build cosplay, quindi l'equipaggiamento che elencherò inizialmente è solo per somigliare a Pyramid Head, quindi le statistiche in entrambe le varianti rimarranno invariate, ma vi presenterò due set di equipaggiamenti, uno cosplay e l'altro funzionale. Perché va bene essere forti, ma bisogna anche divertirsi. Mentre invece è consigliabile usare l'altro setup per i boss più rognosi. La nostra avventura inizia dalla classe Samurai e con il raggiungere il livello 127, che è quello di Tommaso. Una volta che avrai raggiunto queste caratteristiche, potrai collocare i tuoi attributi in questa maniera: Vitalità 50, Mente 21, Tempra 28, Forza 16, Destrezza 58, Intelligenza 11, Fede 15 ed Arcano 11. L'arma che andrai ad utilizzare in questa build è il coltellaccio da macellaio al più 25, modificato con la cenere di guerra carica del prelato, modificata ulteriormente incisiva. E ti serviranno 16 a forza e 20 a destrezza per poterla sfruttare. Scala in E su forza ed A su destrezza, una volta modificata in questa maniera. Mentre nell'altra mano potrai indossare un sigillo a tua scelta, nel caso di Tommaso è quello della fiamma frenetica. Il sigillo ti servirà solamente per poter castare Fiamma Donami Forza e Fiamma Sanguinaria, i due incantesimi che ti aiuteranno lungo i tuoi viaggi da Pyramid Head. Piccola chicca, Fiamma Sanguinaria rende sanguinarie anche tutte le fiamme lasciate a terra dalle cenere di guerra a carica del prelato, e questo comporta che riuscirai ad infliggere il sanguinamento molto più facilmente contro i nemici multipli o contro dei boss ostici. Il tuo equipaggiamento in versione cosplay è composto da svariati pezzi di armatura misti. Sulla testa troveremo il gran cappuccio. Il busto vede invece la veste da cerusico da campo alterata. Alle mani porteremo le fasciature da stregone ed infine sulle gambe troveremo le brache del viaggiatore. E lo devo ammettere, una certa somiglianza con Pyramid Head c'è. Infine, i talismani che andrei ad indossare per rendere completa l'opera iniziano con la fascia per infanti Sacriderma per il recupero vita, il talismano Gran Scudo del Drago per alzare le proprie resistenze, visto che siamo molto leggerini, il talismano Ariete, solo se non si ha stabilità, in caso lo si può cambiare, e l'emblema della spadalata marcescente per i colpi consecutivi della carica. Devo dire che dopo aver provato la versione cosplay mi sono divertito davvero parecchio. È una build efficiente e bella da giocare, e quello di cui mi sono reso conto è l'effettiva potenza aggiuntiva che dà Fiamma Sanguinaria alla carica del prelato. Testando la carica con e senza incantesimo su due cavalieri marcescenti, la differenza è stata abissale. Con l'incantesimo si parla quasi di one shot, senza l'incantesimo nemmeno mezza vita tolta. Passiamo adesso alla versione funzionale, che differisce in equipaggiamento e talismani. L'armatura diventa praticamente il set a scaglie con la maschera bianca come elmo, in modo da poter aumentare l'attacco quando il sanguinamento si attiva. Nei talismani rimangono la fascia per infanti Sacriderma, in modo da avere un recupero vita quasi costante durante la carica, e l'emblema della spadalata marcescente per i continui colpi che daremo durante la carica. Quello che cambia è il giubilo del Signore del Sangue, che va a funzionare come la maschera bianca, e la scheggia di Alexander che potenzierà il danno della nostra cenere. C'è ben poco da dire, rispetto a prima si vede ovviamente una funzionalità aggiuntiva che sfrutta appieno ogni sfaccettatura della build. Il sanguinamento, nonostante derivi solamente da un incantesimo, ci aiuta a diventare molto prepotenti e fare un sacco di danni extra praticamente a gratis. Ma come la modificherei io? Come ben sapete, ogni volta io ed Andrea ci mettiamo del nostro, senza però andare a snaturare la natura della build originale. Ma questa volta ci tolgo il sanguinamento. Eh già. In primis ho voluto sfruttare di più il fuoco della carica, facendo diventare il nostro coltellaccio da macellaio fiammante anziché incisivo, ed in questa maniera va a scalare in E su forza e in D su destrezza ed aggiunge un bel C a fede. Questa volta non posso aggiungere voto aureo perché con le statistiche di Tommaso non ci arriviamo. So sad. Sigilli ed incantesimi sono rimasti gli stessi ed ho modificato il mio set di armatura solo per piacere estetico mio, niente di più. L'unica altra modifica apportata è l'amuleto scorpione di fuoco al posto del giubilo del Signore del Sangue.
Il debuff dello scorpione viene mitigato dalla fascia sacriderme e potenzia i nostri danni da fiamma. Purtroppo però in questa maniera andiamo a perdere il sanguinamento perché non potremo più utilizzare fiamma sanguinaria sull'arma. Nonostante tutto, la build rimane buona, semplicemente punta su un altro tipo di danno ed oltretutto, visto che utilizziamo fiamma donami forza, tutti i nostri danni vengono potenziati. Ovviamente non intendo modificare la versione cosplay, in quanto è perfetta così com'è e non si può perfezionare qualcosa che mira non alla funzionalità pura, ma bensì a ricreare un personaggio iconico di qualsiasi altro gioco o film. E tu, quale versione di questa build preferisci?